Approvazione del regolamento permessi per la sosta in centro storico e disciplina della sosta a pagamento. Questo l'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per lunedì 13 marzo alle ore 17. Un tema caldo, più volte dibattuto e affrontato dall'amministrazione comunale assieme alle associazioni di categoria e ai commercianti. Una proposta, quella di regolarizzare ulteriormente la sosta a pagamento in città, accolta favorevolmente dai commercianti, come emerso dalla nostra inchiesta. Noi come commercianti siamo favorevoli all'istituzione delle, diciamo, zone blu a pagamento, però è chiaro che l'amministrazione, come prevede la legge, dovrebbe garantire un numero di parcheggi, diciamo, adeguato, senza gratuiti, senza la sosta a pagamento. E mi pare che nel centro storico questo rapporto non ci sia. Chiaramente dobbiamo anche tenere conto che ci sono dei grossi parcheggi nelle zone limitrofe a pagamento e quindi per i clienti sicuramente questa è una grossissima comodità. Nello stesso tempo è necessario, con una programmazione futura, secondo me, programmare altri parcheggi limitrofi nel centro storico, come per esempio potrebbe essere nella zona della Provvidenza o vicino alla stazione centrale. Per quanto riguarda diciamo, le zone, le strisce blu, secondo me si potrebbe anche creare, diciamo, una riduzione, o magari, soprattutto quello che ci chiedono i clienti, è quello di pagare alla scadenza e non in anticipo, in modo tale che la gente non regolamenta, diciamo, con precisione il tempo di sosta. Che si debba fare un regolamento, siamo perfettamente d'accordo, tutto sta anche alle tariffe che verranno applicate per i residenti. Che ci siano chiaramente dei prezzi consoni, con orari, insomma, consoni tra prezzo e sosta, tutto qui. Poi che ci siano più stalli ovviamente è una cosa positiva perché così c'è più possibilità di sostare, di scendere in centro senza fare troppi giri per trovare parcheggio. Noi ci siamo confrontati un po' con tutti i colleghi ed è opinione comune che c'è un'eccessiva quantità di zone blu. A noi piacerebbe che quelle già esistenti venissero, che già abbiamo letto dai giornali, sono un po' in crisi, piacerebbe che queste qua venissero più tutelate anziché ampliare un pochettino le zone blu, semplicemente l'area a pagamento. A noi piacerebbe semplicemente che le strisce blu già esistenti e i posti di lavoro che sono esistenti venissero maggiormente tutelati. L'opinione nostra dei commercianti, tutti, innanzitutto, è dare possibilità ai clienti di poter posteggiare e non avere quell'assillo dei controllori, quei 5 minuti di ritardo, di non scrivere multe, perché ormai le persone hanno paura a scendere al centro storico, perché in tutta la città di Caltanissetta ci sono macchine messe a tre file, a quattro file e nessuno dice niente. Per il centro storico si spera che ora con Piazza Marconi, che è stata ripristinata di nuovo, resa decente perché prima era vergognoso entrare lì dentro, si spera che incominciano a scendere le persone, sempre che non ci sia quel problema dei 5 minuti di ritardo e via discorrendo, perché se si continua a questo proposito, noi saremo costretti a chiudere tutti, non solo, già ne hanno chiuso 22 negozi al centro, perciò continueremo pure noi a fare questo.